Questa domenica di agosto, con un discreto numero di soci della sezione Agordina del CAI, in verità non tutti esperti alpinisti, decidiamo di raggiungere la cima del Monte Paterno, alta 2746 metri, che si erge a fianco delle più famose tre cime di Lavaredo, nel gruppo delle Dolomiti di Sesto. Con le nostre auto arriviamo fino al rifugio Lavaredo, subito sotto la forcella Lavaredo. E se vende marmolada, e se vende marmolada, dal rifugio si prosegue quindi verso la forcella Lavaredo, sotto la cima piccola, e si raggiunge quota 2454 in forcella. Dalla forcella si svolta verso destra e si sale su facili rocce verso la forcella Passaporto, ove si incontrano gallerie risalenti alla Prima Guerra Mondiale. Il Paterno è storicamente famoso dato che durante la Prima Guerra Mondiale si trovava lungo la frontiera tra il confine italiano e quello austriaco. Al suo interno furono quindi scavate alcune gallerie, tra cui la famosa Galleria Paterno, per raggiungere la cima. Il Paterno, propriamente detto, venne conquistato nel 1882 dalla forcella del Camoscio, tramite quella che anche oggi è la via comune, e nel decennio immediatamente successivo vennero esplorati sistematicamente tutti i versanti del monte. Terminate le gallerie, si prosegue per una cengia agevole fino a una rientranza, per poi risalire e continuare tra sentiero e cengia, arrivando quindi alla forcella Passaporto. Si prosegue tra sentiero e ghiaione, salendo ancora fino al raggiungimento della bellissima forcella Camoscio, 2650 metri. Dopo aver scherzosamente decorato sul campo l'amico Eros, sostiamo e ci rifociliamo prima della salita alla cima.
Questa forcella è la base per la salita al cammino finale. Si superano i primi 10-15 metri più impegnativi, naturalmente legati in cordata con gli amici più esperti, per poi salire su ghiaie e roccette fino alla cima del Monte Paterno, metri 2746. Dalla cima il panorama è incantevole, anche se oggi la giornata non è delle migliori in fatto di visibilità. Adesso, per raggiungere la cima, esiste una via ferrata, ma nell'anno 1963 ancora non c'era. Nel periodo 1915-1917, il Paterno fu aspramente conteso dagli eserciti italiano ed austro-ungarico, essendo in posizione strategica a dominio di ben tre forcelle. Fin dall'inizio della Prima Guerra Mondiale, sul fronte delle Dolomiti di Sesto, era chiara la posizione strategica del Monte Paterno, ma solo agli esperti di montagna e non alle alte cariche austriache, che decisero di trascurarlo almeno inizialmente. Fu così occupato dagli italiani.